Putin Italy Web TV scopre due personaggi importanti, uno istituzionale e l'altro anche per il mondo della moda. Zingaretti, presidente della Regione Lazio. Allora, che cosa si può fare per internazionalizzare e valorizzare quello che la nostra regione ha? Per quanto ci riguarda, molto concretamente, tornare a credere in Alta Roma, Alta Moda. Purtroppo questa è una manifestazione che in una città come Roma dovrebbe essere naturale, ma nel corso delle sue edizioni ha vissuto tanto trambusto, spesso per una disattenzione delle amministrazioni locali. Noi siamo tornati con grande silenzio e umiltà, ma anche con grande determinazione, perché Alta Roma, Alta Moda non è importante solo per le sfilate, ma perché nel territorio almeno è una calamita, un luogo di incontro, di promozione che si è rivelato importante. Quindi abbiamo ripreso ad investire dopo 2 anni e mezzo di silenzio da parte della Regione. Investire come? Beh, sostenendo questo appuntamento e collegando la moda in un piano strategico regionale per l'internazionalizzazione del prodotto, che non divide i settori e non li fa dialogare, ma che invece finalmente vorrebbe dare a Lazio una strategia per l'internazionalizzazione dei suoi prodotti, tra i quali di punta sicuramente anche quello della moda. Per capirci, food and fashion oppure ecologia e tecnologia? Sì, si esporta il territorio con tutto quello che c'è sopra. Grazie, attendiamo i vostri appuntamenti. Beppe Modenese è ormai, diciamo, un uomo importante per il nostro mondo della moda, non solo per la storia, e quindi Good in Italy, che appunto vuole valorizzare il meglio, il lusso, non poteva non intervistare Beppe Modenese. Che cosa è cambiato rispetto agli anni che ha vissuto Beppe Modenese nel mondo della moda? È cambiato perché la moda è cambiamento. Noi ci auguriamo sempre che cambi in positivo, a volte non succede. Però il vantaggio di Roma è che Roma, come sempre, apre le braccia a tutte le iniziative. Questa è un'iniziativa che ormai è collaudata. Io da Milano sono molto felice di venire ogni volta che succede qualche cosa. Silvia Fendi, presidente, è una donna straordinaria che sta facendo un lavoro molto molto importante e sicuramente profittevole per la moda. Per cui non direi che ci sono stati dei cambiamenti, c'è sempre un interesse. E ovviamente l'alta moda è un discorso un po' diverso, entriamo nel dettaglio ed è difficile spiegarlo in 2 parole. Però certo, no, noi abbiamo tutto il tempo che vogliamo, nel senso che diciamo Silvia sta facendo lavoro, Silvia Venturini Fendi sta facendo lavoro di scouting. E l'aiutiamo tutti, c'è questa commissione di cui io faccio parte e anche la signora Menkes, che è qui vicino a me, che è la più importante giornalista di moda del mondo e che è qui presente, che quindi è una conferma anche che Roma è valida, e quindi non vedo che ci siano dei grandi cambiamenti, è una conferma continua che Roma è una sede giusta per fare quello che stiamo facendo. Grazie. Good in Italy Web TV incontra una delle più grandi giornaliste, Susie Menkes, che temiamo tutti per la sua opinione, perché la sua opinione conta. I'm saying that your opinion is very important and all the designers are, how can I say, they just think about you, about your opinion, and you may decide which is the future of this design. What do you think about the future of Rome? It's one of the first time that you are coming here. In advance, no. Why? Actually, I think I've been the last 4 seasons to Alta Roma. You know, it's quite an important stop on the calendar now. And it's particularly good because, you know, Italy is the only country left that has the real craftsmanship to make these beautiful clothes. And there was a long period when I think that Italy was known really for what I would call industrially made clothes, and wonderful and beautifully done. But to come to Alta Roma and see beautiful clothes that are touched by human hands is very important. E che cosa pensa dei nuovi emergenti? Quali sarebbero gli stilisti che lei vorrebbe portare avanti? What do you think about the emergent designer right now? I mean, if you want to mention these names. You know, I don't like giving names, but it's obvious that there are emerging designers, and it's interesting that there are.
What we're seeing at the moment mostly is very young designers, and I always think that more should appear at the age of about 30 or 35, when they've had a chance to work with another designer and become stronger and then start on their own. But we saw today, when we were doing Who's On Next and choosing people, we saw some really very good designers, both of clothing and also of shoes. Che cosa, diciamo, è diverso del Made in Italy rispetto alla globalizzazione? What is different concerning Made in Italy in comparison to the globalization? I think the idea of Made in Italy gives a lot of people a lot of confidence, because they know it means something that's really quality, real luxury, not fake luxury, of something that's just put on the edge. It's something that goes very deep. So that is important. But the truth of the matter is that the world is global now, and that, you know, I've also been to see the school where people learn to become designers, and you know, they're from all sorts of different countries. Everything is global now. You can, in a way, it's quite hard to talk about Italian fashion or French fashion or American fashion, because all the designers come from different sources. Thanks a lot. Grazie mille. E la ringraziamo per Good in Italy Web TV. Thanks. Thank you.